E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay dove giocheremo nei panni del buon Pippo che l'ho potenziato a livello 15. Ovviamente non vi sto a dire che più ottenete frammenti più ottenete stelle al personaggio, che il massimo mi pare sia 5. Non so quant'è il massimo del livello, comunque quando si ottengono 2 stelle il massimo del livello che raggiungi è 25. Ecco, come vedete mi si è attivato lo scudo, utile se magari non avete ottenuto l'attacco particolare. Io nel dubbio vi metto l'altro tipo di scudo, così resisto meglio agli attacchi. Volendo posso aggiungermene un altro per l'offensiva. Quando avete lo scudo premete normale, cioè avete quello normale. Quando volete fare quello caricato, che tenete premuto triangolo o Y, tenete premuto e lo scudo diventa offensivo. Poi con quadrato, come in Mario Kart, le acrobazie in volo, così potete avere un piccolo boost che vi avvantaggia nel percorso. Io vi dico, scaricatelo, è un bel gioco, supportate gli sviluppatori perché sono sicuro che faranno tanti contenuti. Già la mia teoria è che, come ho detto nello scorso episodio, ad ottobre, state sicuri, proprio a fine ottobre, che è a tema Halloween, ci metteranno Jack Skeleton e mi pare forse aggiungeranno anche il nemico di Jack Skeleton. Come si chiamava? Vabbè, scrivetemelo voi qua sotto nei commenti come si chiama. Sì, carica più in fretta le texture rispetto alla Xbox One X, il che non mi piace. Forse sarà un problema dell'hard disk. Vediamo di fare tante derapate, così facciamo durare anche il turbo quando lo attiviamo. Fate più combinazioni quando attivate il turbo, non fatelo quando non avete nulla con cui fare le combo. E non vi sto manco a dire, utilizzate il turbo per tagliare una buona parte del percorso. Nei miei futuri acquisti, poco ma sicuro, mi recupererò Crash Team Racing Nitro Fueled, uno dei tanti giochi che voglio recuperare per la Play 4. Ovviamente anche gli altri due giochi di Crash, ovvero Crash Bandicoot Insane Trilogy e Crash Bandicoot 4 It's About Time. Un altro gioco che vorrei recuperare è la trilogia di Spyro e farci al più presto un gameplay, perché no? Così nel dubbio quando arriverà il quarto capitolo io già avrò concluso gli altri 3. Alla Ovest, il castello. Mi pare che siamo nel mondo di La Bella e la Bestia, non vorrei sbagliarmi. E andiamo! Vi dirò le mie piste preferite, è quella di Pirati dei Caraibi, quella di Topolino,
che c'era, che abbiamo visto negli scorsi episodi, c'è anche l'edificio con scritto House of Mouse e poi la host di quella pista di Topolino che fa na 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 Topolin, Topolin, Topolino. Sì, faccio schifo a cantare, ma ci provo. Parlando sempre di roster di personaggi, se avrà abbastanza successo, non ci vuole molto che Disney contatti Square Enix per aggiungere i personaggi di Kingdom Hearts a Disney Speedstorm. E vi dirò anche una mia teoria di come saranno le caratteristiche dei personaggi. Allora, Sora ci sta benissimo come attaccabrighe, perché ha sempre combattuto. Riku come difensivo e Kairi come velocista, e prenderanno i personaggi, secondo me, da Kingdom Hearts 3, che è quello più plausibile. Poi, volendo, potrebbero aggiungerci anche dei costumi particolari. Ad esempio, a Sora sarebbe l'ideale il costume a tema anime. Quindi state sicuri che se Disney Speedstorm avrà il successo che si merita, aggiungeranno personaggi come quelli di Kingdom Hearts, poco ma sicuro. Poi non sto a parlare anche del resto dei personaggi Disney che ancora non sono stati inclusi in questo gioco, e mi viene da pensare anche, volendo, all'aggiunta del padre di Aladdin nel roster, oppure di Paperon de Paperoni, o di, del rivale di Paperon de Paperoni, com'è che si chiamava? Fame d'oro. Ah, Cuor di Pietra, Fame d'oro. Non so se l'ho chiamato giusto, magari scrivete voi nei commenti se l'ho detto bene. E un altro personaggio da aggiungere è la sorella di Paperino, Bella Duck. Ovviamente tutti i personaggi presi da DuckTales, il reboot. Poi, ragazzi, personaggi molto più iconici, abbiamo la banda Bassotti, che potrebbero aggiungere tranquillamente almeno due o tre personaggi della banda Bassotti, e probabilmente, volendo, anche la madre della banda Bassotti. Poi, come altri personaggi da aggiungere al roster, proprio ci metteremo almeno 10 gameplay ad elencare personaggi da aggiungere nel roster di Disney Speedstorm. Ma siamo agli inizi, c'è da aspettare che finisca la campagna di Agrabah, che poi i ragazzi di Gameloft ci hanno già annunciato che hanno in progetto di fare l'evento di Frozen, quindi ha voglia di aggiungere personaggi provenienti dai film, come ad esempio la principessa il Ranocchio, se non mi sbaglio, oppure Rapunzel. Uff, ha voglia di personaggi Disney da aggiungere, proprio a tonnellate. Volendo, li potrebbero prendere anche quelli provenienti dai fumetti. Ok, con la registrazione ci sono, perché lo sto facendo in contemporanea, mi devo regolare perché con la Play 4 c'è un limite, come ho detto nello scorso episodio. Ah, ecco come si chiama il livello. Villaggio dei sogni. Che bello. Con la pioggia. Il vento veloce. E voilà, turbo pronto.
Memorizzate questi trucchetti che vi saranno utili per raggiungere subito il rango platino. Dal platino in poi non vi posso aiutare perché lì sta tutto nell'abilità vostra e nel migliorare, perché là veramente c'è l'inferno. Perché lì devi essere veramente bravo e c'è pezza per ti muovere. E il personaggio più utilizzato dal rango platino in poi è Paperino, volendo anche Pippo. Proprio come personaggi da far continuare oltre il platino sono proprio Pippo e Paperino. Al momento non me ne vengono altri in mente, perché sono buoni anche gli altri, ma nulla di che. Ad esempio Jafar è ottimo specialmente con la sua mossa normale, quella caricata non serve a molto, anzi vi rallenta. Quindi se lo volete utilizzare Jafar, usate la sua abilità normale, quella sua particolare che utilizza il bastone. Le altre abilità, gli scudi e altro, sfruttatele come meglio credete. E anche questa gara è stata terminata. E siamo al boss contro Paperino. Non avremo problemi perché il livello consigliato è 6 e siccome ci abbiamo Pippo a livello 15, non credo ci farà impensierire, per cortesia. Poi ovviamente chi è agli inizi, io vi consiglio sempre potenziate quanto più potete i personaggi, perché vi saranno utili. Poi un'altra caratteristica particolare di questo gioco, che lo rende un tantino più differente dai giochi di Crash e Mario, il salto. Voi potete schivare gli ostacoli, potete fare un sacco di cose, quindi a conti fatti siamo a 3 caratteristiche. Ho sentito critiche molto opinabili, è una scoppiazzatura di Asphalt, ma a parte che in Asphalt hanno un gameplay leggermente diverso, visto che non ci sono le abilità stile Crash o Mario Kart. Poi il livello di giocabilità è molto differente, anzi è molto più semplice, più che semplice è leggero da giocare, se capite cosa intendo. Non c'è quella pesantezza che ti ritrovi in Asphalt, quindi chi dice è uguale giocatevi per bene Asphalt e poi rigiocatevi Disney Speedstorm. E praticamente ce l'abbiamo in pugno questa gara. Credetemi, agli inizi, quando ancora non avevo i personaggi quasi tutti potenziati, i boss sono, anzi, erano abbastanza difficili, ma quei personaggi super potenziati, una sciocchezza proprio. E abbiamo sconfitto Paperino. E niente ragazzi, questo terzo episodio del gameplay si conclude qui e prossima volta andremo al tour stagionale col primo capitolo, Diamante Grezzo. Da Pixel 9 è tutto e ci vediamo a un prossimo gameplay. Ciao a tutti!